Buonasera. La vicenda del fallimento della Martinelli Ettore SRL, società metalmeccanica sassolese, ha sollevato polemiche anche a livello nazionale, soprattutto a causa del suggerimento del sindaco Gianfrancesco Menani di ricollocare parte dei lavoratori in una società del gruppo che si trova in Russia. Diverse le critiche mosse all'affermazione. Sentiamo le parole chiarificatrici del primo cittadino. Sindaco, una vicenda quasi quotidiana, sperando che ce ne possano essere sempre meno, è diventata una vicenda centrale a livello nazionale perché tu hai ipotizzato che ci potesse essere tra le soluzioni anche quella di inviare qualcuno in una consociata in Russia. Parliamo dell'affare Martinelli Ettore per un'azienda che è dichiarata fallita e che ha sollevato un polverone logicamente sulla pelle degli operai. Questi operai che sono senza lavoro e per i quali tu già da qualche settimana stavi lavorando. Sì, ci siamo trovati al tavolo di concertazione con i sindacati e io ho fatto le mie proposte, ho chiesto di attivare gli ammortizzatori sociali se era possibile fare, ho promesso un impegno del comune per le persone o le famiglie in grossa difficoltà, un aiuto nel pagare magari rate scadute dell'affitto, pagare bollette e anche altro per quello che il comune può fare. E poi abbiamo esaminato altre possibilità e abbiamo fatto delle ipotesi. Io ho chiesto anche di valutare l'ipotesi se nelle due ditte dove questa proprietà era presente potevano assorbire parte dei lavoratori. Dopo abbiamo appreso che non era possibile, però c'è una ditta a Sassuolo e un'altra ditta all'estero. Esaminiamo, valutiamo anche la possibilità se queste due ditte possono assorbire degli operai, perché sono operai qualificati. Ultima ipotesi e una ultima spiaggia la chiamerei anche la ditta in Russia, perché c'è tanta gente di Sassuolo che va a lavorare all'estero, ben retribuita. Valutiamo se qualcuno è interessato. Quindi quello che è stato detto è falso, che io ho detto di mandarli in Russia, e poi non sono 54 dipendenti, sono circa 20, e quindi è falso quello che è stato riportato sulla stampa dalla FIOM. E io l'ho messa come ultima spiaggia, però è una decisione volontaria, senza forzare nessuno. Io penso che c'è tanta gente di Sassuolo che lavora in Russia, tanta gente che è in America e un po' in tutto il mondo. È una scelta di vita che penso si possa fare e qualcuno possa anche essere interessato a farlo. Dopo, se non interessava, finita lì. Un'altra delle cose che ti hanno fatto arrabbiare, al di là della, chiamiamola in parte, presa di posizione equivoca delle tue parole, è stata che oltre a queste tue proposte non ce ne sono state altre e soprattutto ce l'hai con i sindacati. Ma io non ce l'ho con nessuno, io ce l'ho con le persone scorrette e in questo caso penso che i due sindacalisti siano stati molto scorretti. Prima cosa, perché quello che si dice un tavolo di concertazione dovrebbe essere costruttivo e magari rimanere anche lì, sì, informare gli operai è doveroso, però distorcere totalmente le mie parole lo ritengo non opportuno, offensivo e lascio il tempo che trova. Per te non è cambiato nulla nei confronti di questa ventina di persone e delle loro famiglie? No, massima solidarietà da parte mia, ripeto che per quello che può fare il comune c'è e mi sento anche di dire che per strada non verrà buttato nessuno, se uno avrà lo sfratto si troverà anche una soluzione abitativa per non buttarli in mezzo alla strada, questo mi sento di farlo e questo lo mantengo e è una cosa che sto già facendo con altre persone in difficoltà dell'ex ceramico Oscar che è fallita un anno fa, mi sembra.
Sulla scia della presa di posizione di Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica, e del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco Gianfrancesco Menani ha inviato una lettera al ministro dei trasporti Toninelli e al sottosegretario Dell'Orco per denunciare i ritardi relativi alla partenza dei lavori della bretella Campogalliano-Sassuolo. Chiedo che il cantiere parta quanto prima, ha spiegato il primo cittadino, e per questo occorre solamente una vostra firma. Le strade del distretto sono ormai vecchie e piene di tir, che grazie al collegamento autostradale già approvato saranno convogliati in un'unica direttrice. Ed ora passiamo allo sport. Il Sassuolo perde un tassello importante. La Fiorentina ha infatti ufficializzato l'arrivo di Kevin Prince Boateng. L'attaccante ghanese, dopo una seconda parte della scorsa stagione in prestito al Barcellona, era tornato al Sassuolo. Sicuro anche l'addio a Pollirola, che vestirà la maglia viola insieme a Boateng. Rimanendo in casa nero-verde, è finita 1-0 l'ultima amichevole del Sassuolo a Vipiteno. Grazie al gol di Berardi, i ragazzi di Mister De Zerbi sono riusciti a battere l'Empoli. Gli allenamenti riprenderanno lunedì pomeriggio al Mapei Football Center. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG. È tutto. L'appuntamento, come sempre, è a domani. Buona serata.